deve farsi carico di una complessiva programmazione di interventi di correzione a sistema di raccolta del credito che possa impedire il ripetersi di simili violazioni. Non possiamo più accettare di vedere i suicidi e disperazioni che percorrendo le strade dei nostri territori. Quello che chiedono 13.000 risparmiatori è semplicemente giustizia e i nostri riflettori continueranno ad essere accesi su questa ed altre vicende finché l'onestà, la trasparenza e la chiarezza tornino ad essere di moda. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente numero 238 dei deputati Cenni ed altri concernente iniziative volte ad assicurare la corretta erogazione dei servizi di competenza delle amministrazioni provinciali alla luce dei recenti tagli ai bilanci degli enti locali. Chiedo alla deputata Susanna Cenni se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Grazie Presidente, Sottosegretario. Noi interpellanti non siamo qui a rimettere in discussione una scelta sul futuro delle province, una scelta netta, espressa e rappresentata con nettezza anche dal Presidente Letta. Anche se le stesse dichiarazioni che ieri ha formulato il Ministro Delrio circa l'inevitabilità comunque di un ente intermedio fra Comuni e Regioni francamente ci confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il tema vero, non affrontato da nessun pezzo di riforma sino ad oggi e francamente da nessuno dei governi che ci sono stati sino ad oggi, è un reale superamento ed una riforma complessiva ed organica dell'intero sistema degli enti locali, cioè un passaggio che stabilisca davvero chi deve fare cosa oggi e non quindi la riforma di una piccola parte del sistema degli enti locali. In fretta e male quindi ci si è mossi sul SEMA province, molto ci si è mossi sull'onda che ha annoverato la questione semplicemente e io ritengo impropriamente fra i costi della politica. Ma una decisione è stata assunta e, ripeto, non siamo qui a rimettere in discussione indirizzi assunti dal Governo. I temi su cui ci attendiamo da lei, Sottosegretario, una risposta, un indirizzo, qualche chiarimento, sono invece il blocco delle attività più rilevanti che le amministrazioni provinciali devono svolgere in conseguenza dei tagli e le garanzie per i lavoratori di queste amministrazioni. Sul primo ordine di questioni, si è iniziato un percorso di riforma ed accorpamento accompagnato da tagli pesantissimi. L'accorpamento si è fermato, i tagli no. Con il risultato che questi enti hanno ancora sulle loro spalle deleghe regionali, attribuzioni costituzionalmente previste, sancite, ma non le risorse per farvi fronte. Nel dettaglio, la legge 228 del 2012 ha operato un taglio di 1 miliardo e 200 milioni per i bilanci del 2013, quindi per l'esercizio in corso. A questi tagli si vanno a sommare altri tagli già avvenuti in precedenza, nel corso del 2012, 915 milioni di euro, e poi per effetto della legge 135, sempre nel 2012, altri 500 milioni di euro. Complessivamente, quindi, fra il 2011 e il 2013, i bilanci delle province sono stati decurtati di oltre 2 miliardi di euro. C'è quindi un problema che riguarda l'entità dei tagli, c'è un problema che riguarda i criteri. Per lo più si tratta di tagli lineari, secondo metodologie non concertate in sede di conferenza unificata e soprattutto non orientate a valorizzare la virtuosità e le differenti vocazioni dei singoli enti nei diversi territori. Anzi, il paradosso a cui stiamo assistendo è che le riduzioni penalizzano in modo particolare le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie, fra l'altro concorrendo spesso ad ottime performance nella capacità di utilizzo e di spesa degli strumenti e dei fondi comunitari. La diretta conseguenza di tutto ciò è la compromissione, da un lato, dell'efficace erogazione dei servizi al cittadino e alle imprese, dall'altro lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni, mi riferisco a cose importanti, trasporto pubblico, formazione professionale, mercato del lavoro, scuole, infrastrutture stradali, e poi ancora una conseguenza pesante nei pagamenti alle aziende creditrici, già messe a dura prova dalle vicende che tutti conosciamo e dai vincoli del patto di stabilità.
Infatti vorrei ricordare che sono di diretta competenza delle province l'edilizia scolastica, il funzionamento delle scuole e formazione professionale. Le province gestiscono nel nostro paese oltre 5.000 edifici, 120.000 classi e 2.500.000 allievi sono interessati da queste competenze. In materia di sviluppo economico e servizi di mercato e del lavoro, le province gestiscono i servizi di collocamento attraverso 550 centri per l'impiego, intervengono con sostegno all'imprenditoria, promuovono le energie alternative e le fonti rinnovabili, gestiscono i tavoli di crisi, sono gli enti che gestiscono i tavoli di crisi. Si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale, la promozione dello sviluppo economico locale. Dai dati resi noti dall'Unione Province Italiane, le province, più di ogni altro ente in questi anni, hanno contratto la propria spesa corrente. Il risultato di queste scelte, considerato che le province intervengono fondamentalmente poi su lavori pubblici, strade, edilizia scolastica, è stato il progressivo impoverimento del tessuto economico dei territori e il continuo indebolimento della rete dei servizi sociali garantiti ai cittadini, con un crollo degli investimenti locali dal 2008 ad oggi stimato in circa il 44%. Si tratta quindi di dati preoccupanti che potrebbero, se non c'è una risposta immediata, e parlo ancora dell'esercizio 2013, non parlo del futuro delle amministrazioni provinciali, l'ho preciso ancora una volta, un reale e irreversibile dissesto finanziario. Allora, dentro a questo contesto, io mi sento anche di segnalare la mancanza di un criterio di proporzionalità che ha penalizzato sia nei tagli, colpendo le province col maggior numero di deleghe, per esempio da parte delle regioni, che nel riparto del fondo di riequilibrio, che poi ha atteso, diciamo, un po' a compensare questa difficoltà e il rischio di andare verso il dissesto, alcune regioni in modo particolare. Queste regioni sono la Toscana, il Piemonte, la Liguria, le Marche e la Campania, che hanno registrato la penalizzazione più forte. Penalizzazione solo in parte rivista dall'accordo inserito nel decreto legge 35 del 2013 e dalla tabella che però poi, come sappiamo, è stata stralciata da questo testo. Allora, questa incertezza sulle risorse a disposizione sta di fatto rendendo impossibile chiudere i bilanci in tutte le province, anche in quelle, insisto ancora una volta, che hanno avuto una gestione oculata, attenta, una buona gestione del proprio bilancio. E questo è un tema che lo stesso presidente Saitta ha espresso in più di occasioni. Lei sa che ovviamente c'è la richiesta da parte dell'UPI di un'integrazione del fondo di 400 milioni per evitare il dissesto. Da parte nostra c'è piena consapevolezza della situazione di finanza pubblica del nostro paese, quindi delle difficoltà oggettive, ma vorremmo sapere cosa intendete fare mentre andiamo verso il superamento delle province, perché c'è un tema che riguarda l'oggi e la chiusura dei bilanci di questo esercizio. Il secondo tema riguarda invece il personale. Vorremmo capire se c'è già qualche orientamento sui criteri per l'allocazione del personale conseguente al ripensamento delle province, soprattutto quali garanzie e quali strumenti all'interno della riorganizzazione si intendono mettere in campo per tutelare professionalità, competenze e funzioni. Ecco, su questa materia concludo, Presidente, concludo Sottosegretario, sono stati accolti moltissimi ordini del giorno presentati da tanti colleghi anche di varie forze politiche. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati accolti martedì scorso, sono prevalentemente ordini del giorno che insistono proprio su questo tema, il rischio del dissesto di bilancio conseguente ai criteri di riparto. Io mi auguro che si possano onorare gli impegni assunti approvando questi ordini del giorno. Vorrei che questa mattina fosse un'occasione per comprendere meglio come intendete procedere, perché francamente sarebbe incomprensibile e soprattutto sarebbe poco utile al Paese assistere al dissesto di enti virtuosi. Grazie. La ringrazio. Prima di dare la parola al sottosegretario, vorrei pregare i deputati di non rivolgere le spalle al banco della Presidenza e del Governo, cortesemente. Prego, sottosegretario.
Sì, grazie Presidente. Ma l'interpellanza indubbiamente ha una notevole rilevanza politica e credo che negli elementi di risposta si troveranno innanzitutto gli elementi di risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma molti dei quesiti posti sono ovviamente più di stretta pertinenza del Ministero degli Interni, quindi mi auguro che ci possa essere un pronunciamento anche da parte del Ministero dell'Interno su alcune di queste questioni. Noi abbiamo raccolto alcuni elementi e mi permetterei di dare una risposta che fa la fotografia in parte di quella che è la situazione ad oggi, poi alcune considerazioni in riferimento agli stimoli posti dall'interpellante che trovano anche ovviamente seguito rispetto al provvedimento che abbiamo appena chiuso la Camera e che ci accingiamo a dibattere al Senato. A riguardo si fa presente che le disposizioni recate dal